Prima di tutto grazie a Scuola Coop e a Enrico per questa opportunità che nacque qualche mese fa quando Enrico ed io insieme ad altri di Scassan ci trovammo a Milano in una fortissima platea di dirigenti, quadri della Coop Lombardia, sia manageriali che sociali, e Enrico disse: beh, queste cose qua indubbiamente le possiamo anche raccontare nell'ambito di Scuola Coop. Al di là dell'opportunità che Enrico mi ha dato, ecco, di parlare di nuovo all'interno di un consesso cooperativo, io credo che la cosa sia e possa essere, e speriamo, ecco, al di là del libro, anche questa mattinata utile ai cooperatori. Io ho sentito tante ragioni, molte legate ai temi che affrontavi tu, dell'efficienza, del produttivismo, dei costi, i quali molti cooperatori, ecco, attualmente sono fortemente impegnati, e lo vediamo anche stamattina. Però io credo che abbiamo commesso, io userò sempre il noi, infatti il titolo del libro è Noi. Poi dopo nel noi chi ha pratica cooperativa sa poi che, essendo un insieme prima di tutto di persone, ognuno di noi poi nel noi ha avuto le proprie idee, le proprie posizioni, ha fatto le proprie battaglie. Ecco, io penso che noi uno degli errori che abbiamo fatto e stiamo commettendo è quello di non irrorare le nostre radici, e secondo me non per fare un endorsement a Scuola Coop, ecco, però insomma non ce n'è bisogno, ecco, del mio, ecco, c'è bisogno più di chi fa le decisioni per valorizzare un istituto che è preposto a irrorare le radici. La Coop, e io anche questo parlerò sempre della Coop e non delle Coop, perché come citavi la Costituzione parla di cooperazione, no? Credo che debba prima di tutto fare onore alla propria storia. Noi siamo nati nel 1854, io ho vissuto dentro la Coop per un quarto abbondante della storia della cooperazione, quindi ho visto diversi passaggi, e soprattutto quando ero un giovane cooperatore io avevo la passione, avevo la voglia, avevo l'interesse, avevo l'ambizione di ascoltare i miei predecessori, di ascoltare i cooperatori, e quindi la testimonianza della nostra storia è la testimonianza della nostra identità, e chi non cura la nostra storia non cura l'identità di Coop. Ma uno mi dice, confronto che abbiamo fatto da sempre, sì, ma questo costa. E io dico, ma in un mercato così complesso e difficile, se vogliamo ci entriamo nel merito, però vince comunque chi ha una propria identità, chi ha una propria personalità, e quindi chi ha una propria storia
e questa storia la riesce a valorizzare, ma la riesce anche a rendere elemento di distintività sul mercato. Io sono stato tutt'altro che un teorico. Io di queste cose le ho sempre valutate, per un verso, per il grande interesse di essere cooperazione, di essere cooperatori, e per un altro verso, indubbiamente, di essere impresa cooperativa e quindi come tale che deve fare quadrare i propri conti. E quando parlo di giovani cooperatori e di dirigenti, dico che i dirigenti e i dirigenti cooperativi sono qualcosa di più, non di meno, dei dirigenti privati, che tu hai declinato bene in termini di imprenditoria, ma se la vogliamo anche coniugare a nostro livello, noi dobbiamo essere capaci, ovviamente professionalmente, con le nostre esperienze, la nostra cultura, i nostri studi, di essere bravi dirigenti, ma di essere contemporaneamente bravi cooperatori. Perché il bravo dirigente di per sé non è sufficiente per dirigere una complessità cooperativa in un mercato così difficile. Ed è chiaro che il puro cooperatore poetico, se posso definirlo così, forse non fa quadrare i conti. Però io ho sempre presente che i grandi economisti del passato erano dei filosofi prima di tutto. Adam Smith era un filosofo, Ricardo era un filosofo. Allora, anche nel mondo cooperativo, quando io partecipavo a quei momenti, e questa è l'altra cosa che secondo me deve essere ripresa, c'è la possibilità di ascoltare anche gli altri. Cioè, noi rischiamo di essere troppo entropici nelle nostre realtà, che hanno problemi, hanno difficoltà, che vanno male. Siamo tutti chiusi nei nostri fortini medievali, tra virgolette. Facciamo questa storia dei fortini, che prima o poi tutti sono saltati nella storia. Quindi essere chiusi nei nostri fortini per dire io devo badare alla mia cooperativa, altro termine sbagliato, è un concetto assolutamente non produttivo, perché invece io, come dicevi, no, nel tuo elencare le diversità, nello stare insieme agli altri, con i legami con gli altri, ho sempre avuto la ricchezza della mia conoscenza per arrivare a decidere con gli altri. Ci sono alcuni miei dirigenti che hanno vissuto con me la mia storia, la mia lunga storia, e sanno che delle due io mi incassavo di più, non quando erano in disaccordo con me, ma quando erano troppo d'accordo. Troppo d'accordo. Io chiedevo appunto che nel formulare le nostre scelte, le nostre decisioni, ci fosse una dialettica, una forte dialettica. Io cominciai la mia carriera, avevo 25 anni, in una prima cooperativa, in una prima esercitazione di direzione collegiale, allora, e imparai lì che dovevo discutere. Il mio presidente voleva che io dicessi la mia su tutte le cose, che la cooperativa doveva decidere. E questo mi doveva portare a un impegno non solo a dire la mia idea sulla mia funzione che dirigevo, ma anche nel complesso. Quindi questa formazione dei gruppi dirigenti e dei giovani dirigenti, che devono essere bravi ma cooperatori, ma per essere cooperatori devono esercitare prima di tutto uno
capire e conoscere le radici e la storia della cooperazione. Non lo so se tutti i nostri quadri dirigenti conoscono la storia della cooperazione, non lo so, e quindi il fatto che non lo so è sicuramente un interrogativo pesante. Che la scuola COP sia l'istituto che per definizione deve irrorare le radici, io sono in questa mia ultima esperienza, sono nell'ultima provincia dell'impero di Unipol, no? Che può essere anche considerata beata, no? Quella del vino, non è proprio così, però insomma diciamo così, va bene, insomma, dai, insomma va bene, no? Però no, mi spiegano che per arrivare all'uva buona, alle viti buone, cioè, bisogna soprattutto curare le radici. E io credo che questo sia un elemento fondamentale, come è un elemento fondamentale uscire da questo entropismo produttivista, costista, che non guarda e non fa discutere il futuro, che non fa discutere il futuro. Io ho scritto questo libro, vado velocemente, ecco, alcune sintesi, molto spinto da una necessità di orgoglio cooperativo. L'ho scritto insieme all'amico Dario, in un momento dove la COP era citata sulle prime pagine, sui telegiornali, mafia capitale, la COP mafiosa, e devo dire, e il buon Napolitano, Presidente della Repubblica, che è venuto a Bologna nell'occasione dell'economia cooperativa, io l'avevo lamentato prima, lui ha detto che non abbiamo saputo difenderci bene e non abbiamo saputo valorizzare bene anche rispetto a quegli attacchi che cos'era effettivamente la cooperazione, rispetto a dei criminali cooperativi. Io ricordo Roger Ducrotet, presidente della COP Normandie, che era l'ultima superstite della grande COP francese, no? Vite il discorso dei fortini, la grande COP francese, poi arrivata a resistere, non so, gli ultimi sviluppi in Normandia. E Roger, nostro amico, in un incontro internazionale a Rouen, ci raccontò il crimine economico sociale di far fallire una cooperativa, il crimine economico sociale. Quindi ancora una volta noi cooperatori, nel bene ma anche nel male, dobbiamo essere sempre e pensare che siamo cooperatori, e quindi quando facciamo male commettiamo dei crimini economici sociali, e questo è sicuramente un elemento importante che non mi fa assolvere tutti i criminali che hanno lavorato nel mondo cooperativo, che sia chiaro, punto. Però dico, la cooperazione è qualche cosa di diverso dalla COP romana, no, con degli ex carcerati, eccetera, no? Cioè, la cooperazione è un qualche cosa di diverso. E perché nessuno mette in evidenza in modo chiaro i valori cooperativi? Che era già successo anche qualche anno prima, quando abbiamo una banca, e quindi lì l'attacco sulle COP rosse, che fu la forza di un certo Bernardo Caprotti a fare falce carrello, perché se Bernardo Caprotti non avesse avuto la forza politica di attaccare le COP rosse, non avrebbe fatto falce carrello, che fra l'altro è stato condannato, poi assolto, poi ricondannato, poi riassolto, eccetera, nelle vicende giudiziarie. Quindi il dovere di noi cooperatori di
difendere la cooperazione, anche se ci sono errori e crimini, è un dovere che dobbiamo avere sempre chiaro. E quindi io ho scritto con Dario questo libro prima di tutto per dare orgoglio ai cooperatori, per dire che cosa siamo stati, che cosa siamo stati. Noi non abbiamo regalato 75 milioni alla nostra segretaria. Quando i miei studenti all'università mi chiedono: ma qual è la differenza fra la COP e Esselunga? Io dicevo: c'è, è la differenza che c'è fra Bernardo Caprotti e il mio predecessore Werther Badini, ex presidente di Capital, no? Bernardo Caprotti, ricco a miliardi, stessa età, 1926, cominciarono tutti e due la carriera cooperativa, no, carriera imprenditoriale, indubbiamente, no? Buon Caprotti rubando Esselunga a Rockefeller, e Badini, e come tutti i cooperatori, tirandosi sulle maniche e a fare quello che poi la Coop è diventata, leader del mercato distributivo in Italia. E questa è la differenza fondamentale. Ma perché non abbiamo l'orgoglio di dire che effettivamente quelle differenze che tu elencavi, no, fra l'imprenditoria privata e il modello privato e quello cooperativo, si fonda fondamentalmente sui 7 principi di Rochdale, che io penso siano stati rispettati dai cooperatori, dalla storia dei cooperatori. E diciamo tutti i nomi e cognomi dei cooperatori, diciamo lo stato patrimoniale dei cooperatori. Nessun cooperatore si è arricchito della COP. Nel 1957 c'è stato Pupeschi, un presidente di Coop Italia, che faceva i propri interessi collaterali ed è stato mandato via. Dov'è il cooperatore ricco? Forse Giovanni Consorte del Mondo Unipo, però l'abbiamo condannato, l'abbiamo... Quindi il principio fondamentale di non arricchirci come cooperatori è stato rispettato da tutte le generazioni dei cooperatori. E chi come me ha avuto modo di conoscere centinaia e parecchi, accompagnarli anche alla tomba, purtroppo, no? Io credo che questo valore sia un valore assoluto, che si coniuga con la necessità di rivedere un po' l'economia mondiale. Qui abbiamo il professor Becchetti, no? E dirà qualche cosa al riguardo. Però io vedo tanti trumpisti, se si possono definire così, no? Ma io vedo anche tanti economisti che ragionano su come questo capitalismo globale non va più bene. Non va più bene. Cioè che si deve porre il problema di come si produce la ricchezza, quindi in base a quali principi, quali criteri, e come si distribuisce la ricchezza. È un principio fondamentale che sta facendo esplodere il mondo. Io recentemente potrei fare, fatto il tuo esercizio l'ultimo libro di Philip Kotler, non so se molti di voi hanno studiato, no? Sicuramente Kotler come no, uno degli inventori del marketing, no? Le famose 4P, eccetera, eccetera, no? Beh, ha scritto un libro recentemente dove dice ripensare il capitalismo e elenca tutti i difetti che sta portando un'economia che non tiene conto di questi principi che sono propri della cooperazione. Io ho fatto questo esercizio, ma dico, ma in effetti i 14 difetti che dice Kotler del capitalismo, se li metto dentro i 7 principi di Rochdale, c'è
un'assonanza perfetta. Allora io mi chiedo, ma porca di quella miseria, com'è possibile che il mondo dell'economia, i teorici dell'economia, no? Non cito Stiglitz piuttosto che altri premi Nobel, no? Eccetera, che dicono bisogna ripensare al sistema di fare economia, e molte delle cose sono assonanti al modello cooperativo, e noi cooperatori non siamo capaci di valorizzare questa cosa, anzi andiamo a combattere sul terreno degli altri. E questo è un errore strategico, ma è un errore strategico per l'economia mondiale, che fortunatamente ha 1 miliardo di cooperatori, no? È un errore strategico per l'Italia, che come diceva Einaudi, no? Non un comunista, un sistema economico che ha anche la cooperazione come soggetto protagonista, è un sistema economico più pluralista e più democratico. Allora, se noi abbiamo questa nostra storia, e soprattutto se proiettata nel futuro, sui problemi che avrà il mondo, sui problemi che avrà l'Italia, se i principi dell'essere cooperatori e di essere cooperativa sono allineati perfettamente su un modo diverso del fare economia, perché non lo facciamo? Perché non lo valorizziamo? Cioè l'essere diversi è l'essere cooperatori, perché se non siamo diversi, ma che cazzo può contare la cooperazione? Giustamente, se andiamo sui versanti che dici tu, e ci stiamo andando, siccome non ha più ragione di essere il pensiero cooperativo, il modello cooperativo. Il modello cooperativo richiede fondamentalmente di essere diversi. E allora, invece di provare a esercitarsi, a definire delle strategie, a discutere delle politiche, noi andiamo a combattere sul piano degli altri, del produttivismo, del costismo, cioè ma qui fare questa cosa in tutela di questo o quest'altro costa di più, per cui come facciamo? E tutte le cose che tu hai detto. E allora, voglio dire, questa discussione, chi l'ha decisa? Dove è avvenuta? Cioè, io riprendo la mia storia, quando appunto si cominciava da giovane a partecipare ai congressi, quando si definivano per discutere nei congressi delle tesi congressuali, anche contrapposte, e si facevano discutere i soci, che nei principi della cooperazione appunto si parla di democrazia economica. Democrazia economica vuol dire far partecipare il più possibile. Ma far partecipare su che cosa? Su una cerimonia che dico abbiamo fatto questo, quanto siamo bravi, quanto siamo potenti, o scusate, abbiamo qualche dubbio su come indirizzare la nostra attività economica aziendale. Quindi si discuteva e si arrivava a delle conclusioni. Adesso voglio dire, io decido di, se mi permettete, ecco, questo è un campo sul quale io ci ho passato tutta la mia vita, a non percorrere la logica del prezzo più basso, ma quella del prezzo più giusto. Del prezzo più giusto. E il prezzo più giusto vuol dire avere una strategia di differenziazione sul mercato che attrae soprattutto i giovani consumatori. Noi abbiamo un deficit, io continuo dove mi invitano a partecipare ad alcune assemblee di cooperative, ma io vedo i capelli bianchi quando vedo i capelli, perché spesso sono quelli di Eden, insomma, sono pelati, no? E, ragazzi, vi racconto questo, poi dopo tu mi fermi, vi racconto questo
Ultimo fatto, mi contatta un giovane editore lì del mio comune, mi dice: sai, avrei fatto un'iniziativa, ho stampato un libro di Peppe Mujica, riesci a darmi una mano per comunicarlo, per fare qualche iniziativa? Peppe Mujica, presidente dell'Uruguay, esatto. E allora, vabbè, mi do da fare a Bologna, parlo con il gruppo Unipol, con 3.0, un po' di scetticismo, ma chi è questo qua, ma poi cosa facciamo? Insomma, alla fine riusciamo a organizzare un evento, un pomeriggio, nella sede di Unipol Banca. 300 posti, tutti terrorizzati, le strutture della comunicazione di Unipol, di 3.0, perché come si fa a riempire la sala? Anche noi abbiamo dovuto limitare... Esatto. Come si fa a riempire la sala? Arrivo un'ora prima e la sala era già piena di giovani. Esco, dopo una mezz'oretta c'era tutto chi è entrato nella hall di, chiamiamola così, di Unipol Banca, enorme, piena di giovani seduti per terra. L'esterno ressa. Il sindaco di Bologna non è riuscito a entrare. Eden Baraldi non è riuscito ad entrare. Le strutture nostre che in difficoltà che diventano rosse. Perché l'attacco che poi Pierluigi Stefanini ha avuto è stato quello: non avete capito che noi ci saremmo stati. E quindi ci avete messo in un... In un... Allora, voglio dire, noi non capiamo e non riusciamo a intercettare che i giovani sono tutt'altro che robe effimere. O... I giovani cercano i valori, e come che li cercano? E poi cercano i testimoni veri, reali di questi valori. Allora, chi dice che la COP del futuro va, quella che stiamo praticando oggi nelle politiche, va nell'indirizzo dei giovani, delle esigenze dei giovani e non nelle esigenze di mio suocero? Chi ha definito, prima di fare le azioni e le politiche, dove la COP del futuro deve andare? Questo era il tema strategico, politico-sociale, che prima di tutto dovevamo affrontare. Abbiamo guardato più le cose più operative, più organizzative, più strutturali, più di governance, più di uomini. Ma tutte queste sono questioni che vengono dopo, a una valutazione, discussione di dove noi, dopo 160 anni di storia, vogliamo che la cooperazione sia nel futuro. E prendendo da questo spunto tutte le sollecitazioni, le critiche, le provocazioni che ci vengono da un mondo scientifico, culturale, economico, la mia cooperativa, i miei soci vogliono così. Ma io, è un approccio, secondo me, non da cooperatore, come dici tu, le relazioni. Le relazioni sono quelle, appunto, che, ammesso che non è la mia cooperativa, però è quella di mettere sul tavolo la valutazione che i soci della mia cooperativa, in un modo o in un altro, dicono, rispetto a quella degli altri. E è vero che noi i vecchi congressi sono bagaglia del vecchio, eccetera, eccetera, però è vero, come citavi tu, che c'è un premio Nobel dell'economia, la Ostrom, che parla della comunità del sapere, del conoscere.
E perché la COP, che ha una comunità di 8 milioni, non sa metterla in rete, non sa metterla a conoscenza e quindi a formulare quei contatti, quelle relazioni che Pepe Mujica comunque senza grande pubblicità, comunicati, cioè, è riuscito a costruire? Cioè, chi intercetta le esigenze della società, dell'economia, del futuro? E quindi con quali principi noi cooperatori sappiamo essere moderni, perché legati ai giovani, che hanno delle preoccupazioni fondamentali, appunto, che sono quelle, appunto, in che mondo vivo, come mi si tutela l'ambiente nel quale vivo, in questo pianeta, poi trovate le grandi occasioni di discuterne, Expo 2000, e quindi è stato eccellente, però dopo non ne parla più nessuno, no? Da questo punto di vista. La salute, non è vero, e finisco veramente. C'è chi parla di, ma tutte queste sono cose che ormai la COP e la cooperazione non può più pensarci perché va contro il bilancio, l'economia, i costi, eccetera. Insomma, io continuo invece a sostenere questa tesi, ecco, che è proprio chi si orienta su questi bisogni, su queste esigenze del futuro, che non sono più solo dare scatolette a buon prezzo, ma è un mondo più complessivo di bisogni, di necessità, di esigenze, che la grande COP potrebbe in un qualche modo soddisfare. Questo è il ragionamento di fondo che noi dobbiamo riuscire a portare in testa alle scelte che dobbiamo fare. Appunto, quindi, per un verso, indubbiamente essere fedeli ai principi cooperativi, ma per un altro verso riuscire a interpretarli in un modo coerente per il futuro, soprattutto in questo modo coerente per il futuro, riuscire appunto a essere molto legati veramente al futuro dei giovani. E credo che su questo piano, contrariamente a chi dice che la cooperazione è un modello in declino, io non voglio citare Einaudi, non voglio citare, come ho fatto, altre. Io dico che mai come in questo momento, invece, essere capaci di interpretare le esigenze che non sono assolutamente scontate, quella della salubrità degli alimenti, quella della tutela dell'ambiente, quella del rispetto del lavoro e del lavoro dei minori e del diritto dei lavoratori e dei cittadini. Sono principi fondamentali che la cooperazione è riuscita con le proprie battaglie a fare in questi anni, e che non è vero che hanno perso di attualità perché gli altri l'hanno fatta. Certo, gli altri ci hanno copiato, questo fuori dubbio, ma da questo punto di vista lo scatto ulteriore che doveva fare la COP era quello di andare oltre, in altri campi, che i privati, proprio per gli scopi che diceva il buon Enrico, non potrebbero mai copiarci. E quindi questa capacità che avrebbe la cooperazione, secondo me, è il futuro e andrebbe sviluppata di più e meglio.